Buonasera, cari amici che siete a casa e benvenuti al consueto appuntamento del giovedì nel Cenacolo con Maria. Ebbene, sicuramente vi starete chiedendo che ci faccio io al posto di Padre Michele. Non preoccupatevi, Padre Michele è qui con noi. Benvenuto e buonasera Buonasera a all'arcipreste di tutti. Buonasera Mistretta e al direttore di Telemistretta. a tutti. Questa sera, in via del tutto eccezionale, abbiamo cambiato i ruoli. Questa sera, conduco io. Questa del giovedì è una serata, è uno spazio a cura del nostro, direttore, che ci accompagna in alcune, riflessioni. Non a caso questa trasmissione si chiama Nel Cenacolo di Maria, ma questa sera vogliamo dedicare questa puntata totalmente a lui, perché il nostro direttore, ve ne sarete accorti, è stato qualche giorno a casa, è stato costretto a rimanere a casa. C'è stato un blackout, diciamo, nella sua attività, se così possiamo dire. Adesso ci racconterà. La scorsa settimana è stato sottoposto a test sierologico prima che aveva dato un risultato, diciamo, fuori dalla norma, quindi è stato di conseguenza sottoposto a tampone e i risultati fortunatamente sono stati negativi di due tamponi. Ma io voglio stare più zitta possibile, se riesco mi impegnerò a farlo e voglio chiedere proprio a lei come è andata questa esperienza. Intanto non si aspettava di doversi sottoporre a questo esame. Ma perché no? Io sono cappellano dell'ospedale, tra le altre cose, quindi come dipendente dell'ospedale che visito, era giusto che anch'io fossi sottoposto agli esami che fanno tutti gli operatori sanitari, per sicurezza loro, ma anche per sicurezza. Perché lei ha vissuto comunque nelle sue relazioni necessarie, in questo periodo di, coronavirus, di pandemia, con le giuste e le dovute accortezze. Certamente, rispettando tutti i protocolli che mi sono stati assegnati sia dall'ospedale che dalla Fondazione Maugeri, ho visitato gli ammalati perché credo profondamente in questo ministero che è il Ministero della Consolazione. La malattia non è solo la malattia fisica che si cura con la medicina è un fatto della persona che si cura prima di tutto con la relazione. Quindi la vicinanza fa tanto e la vicinanza anche del sacerdote che aiuta un po' ad allargare l'orizzonte della sofferenza in una realtà più vasta, per cui io non mi sono sottratto indietro neanche in questo periodo, sarebbe stato non assolutamente conseguenziale con la missione che ho scelto, il sacerdote. È tale perché è vicino alla gente, è vicino soprattutto a chi più È soffre. in questo momento che i malati, le persone che sono ricoverate, hanno avuto più bisogno di entrare in relazione con lei. Ma certamente sì, anche perché, come tutti sapete, le persone non possono essere visitate, gli ammalati non possono essere visitati e si muore soli. Ecco, allora la presenza del sacerdote come amico, come padre spirituale, come uomo di Dio che deve stare accanto alle persone per mostrare questo orizzonte più vasto. E io posso dire che finché ci sono stato, nessuno è morto senza i sacramenti. Cioè hanno sentito la vicinanza di Dio, qualcuno mi ha fatto chiamare, non c'avevo i figliuoli. Mi dava anche qualche mandato per la famiglia, ma c'era accanto la presenza del sacerdote. Credo che questo Ebbè, è sia un qualcosa. fondamentale, è più importante di qualsiasi altra figura in quel momento. Ci vuole raccontare un po' quali sono state le tappe? Perché dobbiamo dire, Padre Michele, c'è stata un po' apprensione dalla comunità. Noi ne abbiamo data anche notizia quando abbiamo avuto l'ufficialità della informazione, però le voci corrono in un paese Certo, e quindi ma c'era chi chiedeva cosa è successo, come sta, eccetera, eccetera. Come sono andati i fatti? intanto
Giovedì scorso io mi sono sottoposto, così come tutti gli operatori sanitari, ad un test sierologico. Questi test che si fanno adesso, esatto, che adesso stanno facendo su vasto raggio, per vedere un po' che cosa succede. E proprio 8 giorni fa mi sono visto chiamare dal direttore sanitario funzione facente, che il direttore sanitario è la dottoressa Reitano proprio, Paolino Reitano, dal dottore Sciacca, dice: venga. Sono andato e mi ha comunicato che c'era un valore che mostrava che io avessi contratto gli anticorpi. Questo è un fatto positivo. Esatto, avere gli anticorpi. Questo test sierologico mostra la presenza nel sangue di anticorpi, esatto, sviluppati proprio in presenza di coronavirus. Del coronavirus. Ma intanto il coronavirus non è solo il C19, il COVID-19, esatto, sono tantissimi, quindi basta avere un'influenza per sviluppare. Basta aver avuto una broncopolmonite, mi pare di aver capito così, ecco, in passato, e magari anche è possibile sviluppare. Aver sviluppato questi anticorpi, per cui dice, si deve sottoporre al tampone e poi si deve mettere in isolamento. E vabbè, mi sono subito sottoposto al tampone, mi sono messo in isolamento. Ha chiamato lo staff di Telemistretta, e lo voglio dire, con una telefonata ci ha raccontato. Ho chiamato tutti, quindi... ho chiamato il vescovo prima di tutto, già dall'ospedale l'ho fatto parlare con il direttore, ho chiamato Don Massimiliano, ho chiamato i miei familiari, ecco, a cui ho detto la cosa, anche perché è giusto che si sapesse. E io avevo detto anche a voi, dico, che fa? Lo dico subito alla gente. Ma così sia con voi che con altri, è venuta fuori che era bene aspettare l'esito del primo tampone. Per non creare degli allarmismi. Degli allarmismi, esatto. Avrebbero preoccupato ancora di più. Esatto. Per cui il primo tampone poteva arrivare già il giorno stesso. Sono 6 ore, intanto i tamponi non vengono esaminati a Mistretta, vengono esaminati a Barcellona, quindi c'è il tempo dell'andata. Poi per ora è un tempo anche di affollamento. Quindi... E come ha vissuto le prime ore, le prime giornate, prima di avere il risultato del primo tampone? Ma con molta serenità, perché noi dobbiamo essere pronte a tutto, cioè non pensate che quando io andavo in ospedale, quando stavo fuori, ma non per capriccio, io non posso dire di non aver preso nessun momento di divertimento per me, sono stato a servizio e dovevo mettere un po' in attivo la possibilità che potesse anche succedere qualcosa. Arrivavano le notizie di tanti sacerdoti, alcuni li conoscevo anche, che hanno perso la vita in questa situazione, per cui era una cosa da mettere all'attivo. Prudenza, ma anche presenza, quindi senza tirarsi indietro. Per cui con molta serenità sono stato là. Difatti qualcuno un po' anche si meravigliava, che ha telefonato. Dice, ma sai, dobbiamo essere pronti a tutto e dobbiamo essere positivi al doppio, dicevo, non negativo, cioè positivi anche se fosse positivo, certo, perché dobbiamo essere convinti che veramente tutto è amore di Dio, tutto è grazia e che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, quindi qualunque cosa, pronti anche a lasciare, certo. Erano i primi giorni che si era ripresa a celebrare la con messa, la comunità. Esatto, domenica c'è stata, dopo 10 domeniche di stop, c'è stata la Santa Messa al Santuario Mariano. Io sono stato a casa, così con molta serenità, con molta tranquillità, perché dopo il primo esito di sabato dovevo fare il secondo tampone dopo 5 giorni, quindi... Devo stare fermi. Sono stati giorni belli, ho detto che finalmente signora... si è riposato un po', oppure no, nemmeno a casa. Ma
aggiovato di un po' di riposo. Io ho una concezione un po' del riposo particolare. Il riposo è il modo come uno affronta la vita. E chi la conosce lo sa. Per cui, cioè, non è che uno si riposa quando non fa niente, ma quando fa con serenità quello che è chiamato a fare. Per cui io ho vissuto con più serenità, per esempio, i tempi della preghiera. Non so se voi ricordate, tra le cose a cui io più tengo è proprio ritagliarmi dei tempi anche di silenzio. Nei primi anni che era ristretta, spesso lasciavo anche per 10 giorni la comunità per andare in trappa dove ci si ritira da tutto. Si vive questa vita straordinaria in ascolto di preghiera. Se stessi e di soprattutto Dio. Soprattutto sì, ogni tanto me lo ritaglio di questo tempo, perché sì, sono belli gli esercizi spirituali con uno che ti parla eccetera, con una guida, ma la cosa più importante è che uno si metta di fronte a Dio e guardi se stesso. Per cui questi giorni sono stati straordinari, perché prima di tutto mi hanno consentito uno spazio per guardare a me stesso, a quello che stavo facendo, quello che può capitare. Cioè, bisogna essere pronti a tutto senza paura, perché la vita è un dono che va spesso sino in fondo, ma senza trattenerla. Quindi sono stati giorni belli in questo senso. Vi dico, non mi sono assolutamente annoiato. Giorni di pace. Giorni di pace, sì, proprio. Ricordiamo, Padre Michele, scusi se la interrompo un attimo, il nostro numero di telefono, perché siamo in diretta, quindi se vi va potete telefonarci per fare delle domande, anche solo per manifestare il vostro affetto a Padre Michele. Il numero è 0921 381 218. Sì, ho avuto qualche incertezza, ma è questo, 381 218, quindi potete chiamarci. Lei ha ricevuto tante chiamate quando era a casa? Sì, tante. A volte si sovrapponevano, ma poi trovavo il tempo anche per richiamare chi aveva chiamato. Anche tuttora arrivano telefonate. Anche il tempo della strada lo impiego anche a sentire le persone. Proprio. Poi il secondo tampone negativo quando è arrivato? Allora, è stato fatto il martedì mattina. Mm-hmm. E il mercoledì, ieri appunto, mattina, è arrivata la notizia. Questa è notizia freschissima. Lei quando è uscito per la prima volta dopo aver presentato? Ieri pomeriggio. Si è sentito un uomo libero un po', no? Boh, ero libero anche prima, perché la libertà non è uscire di casa, la libertà è essere in pace con se stessi. E quindi è vero, è verissimo quello che lei dice, solo che questi mesi di restrizione purtroppo ci hanno un po' fatto travisare il significato del termine libertà, perché ci siamo sentiti un po' tutti costretti, incapaci di fare quello che facevamo prima. Sì, sono stati mesi un po' particolari. Io spesso pensavo soprattutto ai ragazzi, ai giovani, adesso li ho visti fuori, ne ho visti tanti, e hanno diritto un po' di riappropriarsi dei propri spazi, del proprio tempo. Però attenzione, questo tempo deve aiutare un po' a capire che non può essere tutto fuori, che bisogna fare un viaggio interiore, proprio, che è molto bello. Quindi bisogna cercare di fare un cammino con se stessi, ed è quello che veramente ci salva. Ecco, sono stati giorni particolari in cui bisognava un po' stare attenta alle norme, cercare di essere vicino alla gente, perché è chiaro che c'è stato un grande un cambiamento di vita proprio. Cioè, a un certo punto siamo stati tutti agli arresti domiciliari. È come se siamo stati costretti, non come se, a fermarci e riflettere un po'. È stato un lungo momento di riflessione su quello che accade nel mondo. Papa Francesco lo ha detto spesso durante le sue celebrazioni la mattina a casa Santa Marta. Sì. Ha ricordato tutti, nel suo cuore ci sono stati detenuti, i bambini, i docenti, proprio tutti. Gli ammalati. I medici, gli ospedalieri, gli operatori della comunicazione, proprio. Esatto.
non ha dimenticato nessuno, gli operatori ecologici, lui non li ha chiamati così, esatto. Le forze di, che... Pure i guardiani dei cimiteri, ecco, guardiani... proprio ho pensato, sì, a tutti. Sì, sì, sì. E la nostra attività non si è fermata, a proposito di operatori e della comunicazione, noi abbiamo regolarmente lavorato, abbiamo cercato di darvi una informazione imparziale e totale però. Quindi per noi, dobbiamo dirlo Padre Michele, è stato un impegno maggiore. Un impegno maggiore. In più, sì, sì, sì. Io credo che si sia vista l'importanza di avere un'emittente televisiva vicina, perché eravamo bombardati un po' da tutte le emittenti. Credo però che... Non mancavano le notizie nazionali, però avere delle informazioni locali è stato importante in questo momento. Proprio, sì, 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 sì. E noi siamo stati vicini alla nostra gente, al nostro territorio, ai suoi problemi, alle sue ansie. Abbiamo vissuto anche momenti in cui si temeva che ci fosse qualche caso. Esatto, Santo Stefano ha avuto dei casi, vabbè, Trolina è un po' più lontano, Maccaronia, Sant'Agata Militello. Ecco. Questo in fondo è stata una zona protetta. Protetta, esatto. E quindi dobbiamo ringraziare il Signore che ci ha protetto. Però, ecco, Telebistretta è stata vicina alla gente in questo periodo, in tanti modi. Ci abbiamo provato, con l'informazione, ecco. con Pagile, sì. con le celebrazioni che, diciamo, non potevano essere con la presenza delle persone, ma non potevano mancare però a casa delle persone. La tecnologia ci ha aiutati in questo. Sì, sì, sì. E vi dico che bisognava superarsi ad avere una chiesa vuota. Adesso si hanno delle persone sparse. È un po' strano. Come si fa a fare un'omelia ai banchi? Sì. Sì. Pronto? Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Maria Porracciolo, la voce della nostra radio. Di cuore a Padre Michele, il nostro pastore. Tutta la comunità ha gioito ieri sera vedendolo celebrare. È come quando torna il papà in una famiglia. La parrocchia è una famiglia. La ringraziamo per quello che ha fatto durante i primi giorni di smarrimento del coronavirus, per come ci ha tenuto compagnia con l'Angelus, con le celebrazioni entusiastiche, come se avesse una folla di gente presente in chiesa, e invece aveva solo i banchi. Grazie di tutto e ringraziamo Dio che l'ha preservata e che la custodisca sempre. Grazie per quanto ha fatto, fa e farà per la nostra comunità. Una buona serata e buona ripresa. Grazie a lei. Intanto proprio voglio dire una cosa. Ieri uno mi ha detto: ma che motivo c'era di dare la notizia, sia la prima che la seconda? Come la positività, le chiedeva del tampone. Sì. Che motivo c'era di darlo, mi diceva un amico medico. Dico, ma attenti, io non sono un impiegato. Cioè l'impiegato a un certo punto si piglia le ferie e non è tenuto scompare, a dire ecco, che, perché cosa non c'è. Io sono il parroco, cioè io sono il padre della comunità e quindi non posso non informare la comunità di quello che succede. Volevo farlo già subito, voi sì, mi siete esatto. Testimoni. Ci siamo però confrontati su questo. Poi confrontandomi con voi anche con altri, dici no, aspettiamo l'esito, che tra l'altro si pensava che arrivasse anche almeno l'indomani, per cui diciamo potevamo darlo subito. È arrivato dopo due giorni e appena arrivato, ecco, l'abbiamo dato, proprio perché era un bisogno far conoscere un po' la situazione, cioè non è un fatto mio, è un fatto che riguarda la comunità. Anche perché, a parte il disagio mio, io non è che sia rimasto isolato in questi giorni,
sono stato a contatto con voi, certo, di Telebistretta. Infatti con... anche quando lei ha chiamato e ha dato la notizia, noi siamo stati un po' in apprensione, perché ognuno di noi ha fatto mente locale per pensare a quante persone aveva visto, cioè con quante persone siamo entrati in relazione, perché se lei avesse avuto un tampone positivo, anche noi e tutte le persone che l'avevano vista anche da un metro di distanza avrebbero dovuto correre ai ripari. Esatto. Ma poi mi permetto di dire una cosa, il nostro pane quotidiano è l'informazione, come minimo avremmo dovuto dare la notizia di questo caso, che poi è finito bene, per carità, ma poi ci sarebbero stati altri giornali che l'avrebbero ripreso, quindi perché noi no e gli altri sì? Non ci mancherebbe. No, in ogni caso era Telebistretta che doveva dare la notizia. Esatto, esatto. E quindi prima di ogni altro. È un arciprete, un direttore di una televisione, utile informare la gente. La televisione è la voce della comunità, quindi era giusto che la comunità fosse informata attraverso la televisione. Già la notizia era venuta un po' fuori, nell'ambito ospedaliero la gente si chiedeva: Padre Michele cosa c'ha? Ma Padre Michele sta male, quindi c'è una chiamata. Pronto? Padre Michele, sono Benedica Graziella, sono. Oh Graziella, salve, ti mando. Come sta? Sono contenta che la sto vedendo nella televisione, è tutto a posto. Bene. Abbiamo qualche problema. No. L'entusiasmo ha fatto cadere giù il microfono. Padre Michele, Graziella, dica. Sono contenta che la sto vedendo in televisione ed è tutto a posto. Grazie, grazie. L'abbraccio, un bacione, Padre Michele, sei ben grazie, amica. Grazie, e tanti auguroni, tanti sì. Auguroni. Grazie di cuore, grazie di cuore. La saluto, Padre Michele, la saluto. La saluto, grazie. Salve, salve. Una grande manifestazione d'affetto, nel frattempo abbiamo sistemato il microfono. Siamo in diretta, quindi tutto può succedere. Altrimenti non si poteva telefonare. È chiaro. Il ricordo che ha più caro di questi giorni, qual è la giornata che ha vissuto più intensamente? Guarda, devo dire che ci sono state delle incursioni, veramente tanti si sono messi a disposizione, ma di che cosa ha bisogno, eccetera. Io devo dire, ho avuto delle incursioni particolari, Suor Fabiola, che viene con delle borse piene di frutta, deve prendere le arance, perché, i kiwi, eccetera, perché è padre Calogero, che veramente è stato fraterno amico, che è venuto per due volte, la prima volta mi ha portato tutto il ben di Dio, che smaltirò in un mese. L'ho fatto anche io, ho abbastanza cibo, e lei mi ha detto sì, ne ho da vendere, quindi... Difatti oggi ho fatto anche un po' di distribuzione. E poi, ecco, è venuto un'altra volta con del cucinato proprio. Io mi cucinavo tutti i giorni, facevo qualcosa, per cui anche da questo punto di vista c'è stata una grande regolarità, non è che ci sia sempre... Si è riappropriato anche lei dei propri spazi, ritmi di una vita normale, diciamo, ecco. Meno frenetica. Mi alzavo la mattina, alle 7:30 celebravo in comunicazione con la Santa Casa di Loreto, Telebistretta per ora sta mandando quella messa, poi facevo colazione, pregavo e poi avevo anche tante cose da fare, perché c'era anche la posta da vedere, la posta da smistare, esatto. Ecco, poi facevo a mezzogiorno il rosario col cardinale Comastri, che è molto bello, preparavo da mangiare, un po' di riposo, poi la preghiera, poi mi collegavo sempre con la preghiera della comunità e così. Lei nella prima intervista che le abbiamo fatto ha detto: è stato un dono dal cielo, perché Dio mi ha concesso di fare questi esercizi spirituali. Sì, è proprio così, perché guardate, io si può dire, non so da quanti mesi non mi fermavo. Non si fermava.
Adesso tutti i mali vengono per nuocere. Adesso mi sono fermato. Ecco, e questo dice che è importante fermarsi anche perché non siamo onnipotenti. Eh sì. Ci può essere un banale virus come questo, anche sospetto come nel mio caso, che ti blocca. Invece e quello... che tiene tutti sospesi, perché poi è stato tutti. Così. Esatto. Padre Michele, questo è un anno particolare per la comunità di Mistretta. Il 15 dicembre 2019 con le telecamere della RAI abbiamo annunciato, abbiamo inaugurato l'anno santo dedicato alla Vergine Maria, anno santo che ha avuto delle ripercussioni da questa pandemia. È chiaro che ha bloccato tutto, tutto quello che c'era in programma. Pensate, avevamo la mostra, ricordo che avevamo la mostra è ancora là, mostra. Ma quella la recupereremo, okay. Perché tra qualche giorno presenteremo il catalogo della mostra e daremo anche un tempo per poterla visitare. Perché sarebbe ancora un peccato non poterla fare vedere. Esatto, avevamo in programma altre mostre, avevamo una mostra di arte contemporanea, ma in queste condizioni non conviene avventurarsi. Certo. Avevamo in programma una mostra sui Manno, sulle opere di Antonino Manno, che a Mistretta ha lasciato tanti segni della sua presenza. Avevamo tanti progetti, tante iniziative. Tutte le realtà erano coinvolte in questo, sì, programma, c'era la scuola, c'erano gli artigiani, c'erano i giovani. Lei come pensa di muoversi nei prossimi mesi? Qualcosa si può fare? È chiaro, si devono aspettare i dati epidemiologici. Intanto navighiamo a vista, voi lo sapete, per cui andiamo vedendo. Intanto vogliamo recuperare la mostra. Certamente faremo una manifestazione in Chiesa Madre con la presenza di alcune autorità come il soprintendente che ci teneva a venire. Di fatto avevamo concordato una data in cui lei poteva essere presente e così via. Questo lo faremo, tra l'altro la nostra Chiesa consente anche una certa presenza. Siamo riusciti ad individuare circa 140 posti, possiamo anche aumentarne qualcuno perché poi non siamo stati proprio così, abbiamo a centimetro, lasciato, ecco, siete stati, abbiamo lasciato abbondato degli spazi vuoti in cui volendo un'altra decina di posti, se non più, si possono recuperare, però meglio essere così, essere larghi. E quindi intanto faremo questo e poi vedremo cammin facendo. Certamente salterà la festa della Madonna, che rimanderemo in tempi migliori. Ecco, però c'è una cosa che è importante. Io ho detto più volte che questo giubileo si doveva caratterizzare non tanto per le grandi iniziative che ci sarebbero state pure, ma per un cammino interiore che la comunità avrebbe fatto. Qualche consiglio, come possiamo vivere comunque bene questo anno giubilare? Ma intanto sapete che l'indulgenza plenaria che si può acquistare visitando la Chiesa, oltre che venendo in Chiesa, si può acquistare anche partecipando da casa, quando si è impediti, io l'ho ricordato più volte, quindi questa è la prima cosa. Secondo, io ho detto più volte che noi abbiamo un cammino che ci deve portare a riaffidarci alla Madonna. E riaffidarci alla Madonna non significa pronunciare una formula, ma fare delle scelte di vita. Ecco il senso di questi cenacoli con Maria che riprenderemo da giovedì prossimo. Facciamo giovedì, prima era mercoledì, perché spesso il mercoledì c'è la preghiera per l'Italia. Sì. Allora, per evitare di cambiare, eccetera, allora andiamo direttamente al giovedì. E quindi faremo questo cammino con i comandamenti. Siamo detti niente più bestemmie, niente più superstizioni. La messa la domenica,
che l'impegno che i nostri padri hanno preso. Io certe volte dico, ma ci rendiamo conto, perché la gente di Mistretta dice il voto alla Madonna dei Miracoli, ma il voto sapete qual è? È di partecipare a messa l'11 gennaio come negli altri dì festivi. Guardate, questo non l'ho scritto io, c'è scritto là. Cioè, a volte la gente si fa scrupolo se non può andare a piedi scalzi dietro San Sebastiano o qualche altro santo. È bello, è una penitenza. Ma attenzione, ci sono, i nostri padri erano persone molto più serie, per cui hanno fatto questo voto alla Madonna di partecipare a messa, quindi la messa festiva, e poi il recupero della famiglia. Per ora stiamo parlando della famiglia. Ecco, io vi porterò, dovevo portarlo stasera, ma poi è stato un pomeriggio molto pieno, così come un po' tutte le mie giornate, un po' l'immagine di questa casa con quattro colonne, alla base c'è Dio, la copertura c'è l'amore, le quattro colonne sono sono la famiglia, la vita, la giustizia, la verità. Sono scelte che dobbiamo fare, e proprio questa situazione, questa pandemia, questo momento in cui noi viviamo la precarietà ci deve portare a capire che veramente c'è qualcosa di più importante. Per cui, ecco, la Madonna ci concede un tempo di riflessione, di pace. Ecco, noi continueremo questi appuntamenti con Telemistretta tutti i giovedì, in cui proprio approfondiremo questi temi grossi della vita cristiana, che ci dovranno portare all'affidamento alla Madonna, che faremo quando sarà possibile. Ecco, noi siamo work in progress. Esatto. Io, Padre Michele, dedicare un momento di questo nostro spazio televisivo a tutte le persone, a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari in questa lotta, in questa guerra contro questo virus invisibile ma potente, perché non dimentichiamoci che in Sicilia, a Mistretta, siamo stati molto protetti. In Sicilia la situazione non è delle peggiori, e speriamo che rimanga così, però ecco, al nord veramente intere famiglie sono morte, in ogni famiglia c'è un caso morto, almeno uno. E sono giovani e meno giovani, ricordiamo gli anziani che sono stati quelli più colpiti, ci sono anziani che sono morti da soli a casa, ci sono persone più o meno giovani che hanno avuto il coronavirus a casa e non sono stati assistiti da una sanità che è stata in ginocchio anche in Lombardia, anche al nord. È proprio così, ma anche da noi, non vi dico quanto dolore quando dovevo salutare le persone che ci lasciavano, per fortuna non sono state moltissime, proprio al cimitero, neanche portate in chiesa. E quando, l'ultimo saluto proprio. Per l'ultimo saluto. Sì, era un modo di essere presenti, però troppo poco. Giorno di Pasqua, assieme alla Protezione Civile, siamo andati al cimitero, perché che era anche chiuso, per salutare tutti i morti a nome di tutti, per dire questa vicinanza. Ecco, quando poi si è potuto celebrare in chiesa, anche con 15 persone, perché la prima, il primo protocollo è stato i funerali con massimo 15 esatto. persone, però dopo aver sanificato la chiesa, vi dico, devo essere grato anche a chi l'ha fatto. In un pomeriggio sono venuti la sera, così l'indomani si è potuto fare il funerale in chiesa, quindi proprio perché è importante che le persone sentano questa vicinanza, quindi vogliamo sentirla con quelli del nord, tanti io li conoscevo che ci hanno lasciato, e con questi nostri fratelli, con queste famiglie che in queste condizioni a volte manchi i fiori, proprio perché era un momento, si è bloccato tutto. Ecco, adesso si riparte, dobbiamo ripartire con senso di responsabilità, perché dobbiamo fare in modo di andare avanti, non di dover tornare indietro. Per cui dobbiamo rispettare le regole che ci consentiranno di andare avanti. Questa chiusura
ha consentito che diminuissero i morti, diminuissero i contagi, per cui stiamo arrivando in una situazione di relativa tranquillità, ma di relativo equilibrio, ma dobbiamo essere bravi, ecco, noi. Dobbiamo essere bravi proprio, sì. Padre Michele, i suoi prossimi appuntamenti in vista di pandemia, coronavirus e restrizioni a livello di comunità, ecco, quali sono? Ma intanto andiamo avanti tutti i giorni con la messa. Sabato faremo la veglia di Pentecoste, la faremo in una maniera particolare perché volevo farla di sera, però poi dovremmo fare due messe, due celebrazioni, ancora, ecco, non ci siamo abituati a questo modo, allora avremo che alle 17.30 ci collegheremo con Rosario che farà il Santo Padre nei Giardini Vaticani e poi subito dopo faremo la veglia di Pentecoste, faremo la messa della vigilia di Pentecoste. Ecco, domani ci sarà un grande giorno per la diocesi di Patti, domani nel santuario di Tindari ci sarà la messa crismale, quella messa che si faceva la mattina del Giovedì Santo, in cui ci saremo i sacerdoti che rinnoveremo le promesse dell'ordinazione sacerdotale e poi saranno benedetti gli oli santi che serviranno nella celebrazione dei sacramenti. Quindi, e poi, ecco, adesso andremo avanti, vediamo il mese di giugno, il mese del Sacro Cuore, il Corpus Domini, vedremo cosa ci sarà consentito. Certamente faremo dei momenti di adorazione in quella che era l'ottava del Corpus Domini, ma proprio siamo work in progress. Esatto, cioè, tutto dobbiamo, è in navighiamo fieri. A vista, navighiamo a vista. Esatto. Ma quello che è importante è che ci siamo, che ci dobbiamo relazionare. Più che le cose valgono le persone, e le relazioni che si devono stabilire tra le persone. Se noi stabiliamo relazioni belle, allora tutto andrà sicuramente bene, per il meglio. Bene, noi siamo felici di aver comunicato a tutti che lei è tornato in piena attività e che i tamponi sono stati entrambi negativi. Quindi se non ci sono altre chiamate, noi salutiamo i nostri telespettatori, sì, certo. Noi vi ricordiamo che ogni giorno torniamo con l'informazione alle 14.30 dal lunedì al venerdì, poi ci sono le repliche alle 20.30 e alle 23. Dal lunedì al sabato 14.30, poi con le repliche 20.30 e 23. La domenica c'è il TG Week che vi ripropone alcuni dei servizi mandati in onda durante la settimana e faremo il possibile per tenervi aggiornati su questa situazione e su tutte le notizie, ecco, del territorio, non solo sul coronavirus. C'è una telefonata, ho sentito il telefono che arriva proprio alla fine, vediamo se dalla regia ce la passano. È la TV della gente per la gente. Per la gente, questo facciamo, è il nostro slogan. La facciamo assieme. C'è una telefonata. Pronto? Buonasera Padre Michele. Buonasera. Una gioia vederla in televisione, veramente la ringrazio tantissimo anche per la sua testimonianza di sacerdozio vissuto nell'amore vero, nella pienezza, proprio in piena partecipazione di quello che è il sacerdozio di Gesù. Lei ha detto all'inizio, io come sacerdote, come cappellano militare, mi sono dovuto fare vicino, no, a chi in quel momento era solo, perché il compito del sacerdote è quello di consolare, come Gesù che è venuto a dire proprio a ciascuno, ad ogni uomo, a dare la sua gioia, la sua consolazione. Sono venuto a liberare gli oppressi, a dire agli smarriti di cuore coraggio, non temete. E quindi è bellissimo sentire questa testimonianza di chi, come dice il Papa Francesco, consola facendosi, ma come? Con la vicinanza, con la verità e con la speranza, dando proprio la speranza che è Gesù.
Ma quando io ho saputo Bella di questo suo momentaneo arresto, piccola arresto, non chiamiamolo arresto perché il cuore dell'uomo che ama non si arresta mai, questo no, di questa quarantena, diciamo questo breve isolamento, no? Allora ho pensato subito, ma noi che veramente abbiamo vissuto questi mesi con un grande desiderio di vivere l'Eucaristia con la comunità, di incontrare veramente quanto abbiamo apprezzato durante questa lontananza la presenza di ogni fratello della comunità, quello che amiamo di più, quello che amiamo di meno, quello antipatico, quello simpatico, ma voglio dire lo stare insieme proprio in Gesù. E allora pensavo con quanto desiderio aspettavamo questo giorno 18 maggio per poter partecipare alla celebrazione, vivere la celebrazione eucaristica. E lei ha dovuto un po' prolungare, immagino, per un sacerdote la comunità è come la sposa, no? La sposa. E allora questo distacco dalla sposa, questa attesa che si è prolungata per lei, come l'ha potuta vivere così in serenità, come l'ha potuta vivere in donazione, e ognuno di noi come può vivere i propri distacchi mantenendo il cuore nella pace? Lei ha detto la vera libertà è essere in pace con se stessi, ma com'è possibile allora questo se un incontro vero, profondo, ecco, con Gesù? Lei come ha vissuto questo distacco? Io ricordo, grazie all'ascolto, che una volta dissi a un ragazzo: tu sei più vicino quando sei lontano. Cioè, cosa volevo dirgli? Che la vicinanza è anche fisica, attenzione, non dobbiamo spiritualizzare, ma la vicinanza è l'essere. A volte si è vicini alle persone più lontane e si è lontani dalle persone vicine. Per cui in Gesù noi siamo vicini a tutti i fratelli. Una cosa molto bella, una serata ho fatto una lunga conversazione con mio cugino in Africa, che tra l'altro mi ha descritto un po' la situazione di come si vive là questo momento un po' così difficile. Per cui ecco, e se noi siamo vicini a Gesù, siamo vicini all'umanità. Per me, io al 18 sono stato in chiesa, 18, 19, 20, poi ho dovuto interrompere bruscamente. Ecco, è volontà di Dio. Noi siamo vicini agli altri se viviamo nella volontà di Dio. Pronto? Pronto, buonasera, sono Angela. Buonasera Angela, benvenuta. Buonasera, sono contenta di questa sera e sono stata contenta ieri e oggi di rivedere Padre Michele a celebrare. Quando ho saputo, diciamo, di questo fatto, un po' forse ho dubitato della potenza di Dio, mi ero, diciamo, preoccupata. Anche se pensavo, non so, da una parte ero quasi sicura che non potesse essere positivo questo tampone, e ho pensato a questo fatto, e mentre arrivavamo alla soluzione, nel senso che Padre Michele poi l'ho visto celebrare e il tampone era negativo, ho avuto modo di riflettere su una cosa: se si vede praticamente la curva dei contagi da Covid, quelli che vengono diffusi ogni giorno, si vede che la curva comincia a scendere il 27 marzo. E il 27 marzo è stato il giorno in cui Papa Francesco a San Pietro ha fatto quella preghiera stupenda, bellissima, che ha coinvolto tutti nel profondo, quella preghiera al crocifisso che un po' si bagnava perché pioveva. E allora ho capito che ci sono delle Dio incidenze, cioè che Dio opera anche se noi ne dubitiamo. E non so, volevo ringraziare Padre Michele per questa testimonianza e
diciamo, esprimere questa forza della fede che ci deve sostenere anche nei momenti più difficili. Per cui grazie. Grazie. Ma, grazie Angela. Io vi dico, non ho dubitato un momento. Nemmeno cioè, noi eravamo sicuri che fosse negativo. Ma, che... ma non solo in quel senso. Sì, ma veramente la nostra vita è un ricamo di Dio. Una volta c'è sempre un disegno. C'è sempre un disegno. E una volta mi portavano un'immagine. I maglioni meglio riusciti all'esterno, quindi belli, con belle figure. All'interno sono un groviglio di fili. Ora, la nostra vita a volte è un groviglio di fili che non si capisce. Su questo groviglio di fili, ecco, Dio scrive e fa il suo capolavoro. Ecco, e noi dobbiamo essere sempre attenti a questa azione di Dio nella nostra vita. Nell'editoriale di Mistretta Senza Frontiere io ho scritto la forza invisibile del virus, la forza invincibile della preghiera. Per cui ecco la preghiera di Papa Francesco, la preghiera di tutta la Chiesa che ha pregato, veramente ci hanno liberato. E io vi racconto una storia. Ricordate, io ne ho avuto situazioni, intoppi nel mio ministero anche a Mistretta. Avevo diverse ernie al disco, per cui sono stato ricoverato, poi dovevo operarmi, però poi è andata bene, sta andando bene, tutto sommato. E ricordo che una mattina celebrai alla Santuzza, dove mi sono recato con la reliquia della Madonna, e una signora mi disse: oggi deve celebrare per la mia intenzione, per grazia ricevuta. Vabbè. Dopo la messa mi dà l'offerta e poi mi dice: sa qual è la grazia ricevuta? È la sua guarigione. Cioè io mi sono commosso. Cioè veramente, se la gente prega, quanta gente ha pregato. Ecco, in alcune comunità, non solo a Mistretta ma anche fuori, si pregava. E anche tante persone mi hanno dato la vicinanza della preghiera, che è la cosa più bella. E la preghiera è la potenza dell'uomo e la debolezza di Dio. Se noi preghiamo veramente con la preghiera, possiamo ottenere tutto. Bene, questo è il messaggio più bello per concludere questo nostro appuntamento: la forza della fede, la forza della preghiera. Grazie a Padre Michele Giordano per questa sua testimonianza. Grazie. E vi ricordiamo che domani sera torniamo alle 21 con Pasol, e poi giovedì prossimo torna il vero conduttore di questa trasmissione nel Cenacolo con Maria. Grazie e una buona serata a tutti. Grazie anche a Emanuele e Vincenzino, che sono dietro in ecco, regia. Vedete, dietro ogni c'è un groviglio di fili e di cavi e di telecamere davvero non indifferente. Grazie, una buona serata. Arrivederci.